narrano di un Favriese che presumo a questo punto sia verso la fine del 600, è emigrato in Francia per povertà. In quel periodo qua c'era una grande carestia e allora lui, per portare qualche soldino alla famiglia, va in Francia, in Tarantasia, dopo la Savoia. E lì va al servizio di un grande mago. Sì, perché allora c'erano i maghi. Questo qui faceva la fisica. Questo mago praticamente aveva un bastone del comando e anche un libro del comando. Un po' come Harry Potter, per farti intendere. Aveva questa bacchetta e questo libro dove c'erano scritte tutte le formule magiche. Si trasformava in gatto, in biscia, in maiale, in corvo. Ma il bello di questo mago, che ha questo Favriese per parecchi anni al suo servizio, al momento di congedarsi gli dà il dovuto, ma oltre ai soldi gli dà tre consigli. Gli dice: la via migliore non è mai quella breve, la rabbia del mattino sfogala la sera e quella della sera sfogala il mattino dopo. Taci e giammai ti pentirai. Si è accommiata da questo mago. Loro camminano a piedi, perciò ha impiegato delle settimane per arrivare a casa. Con la sua borsa d'oro e dice: ma mi ha dato i soldi, va bene, è stato di parola, però darmi questi tre consigli, perché me l'ha dati? Arriva nel sentiero e vede che c'è una bella strada in discesa, comoda, che porta verso il fiume dove c'era un guado, e un'altra che si inerpicava per la montagna. Allora pensa al consiglio del mago, che la strada migliore non è mai quella facile, e prende quella della montagna. E ben che ha fatto, perché poi quando arriva dall'altra parte della montagna, in osteria gli dicono che in quel guado lì c'erano dei malfattori che aspettavano i viandanti non per portarli dall'altra parte del fiume, ma per bastonarli, ucciderli e portargli via i loro averi. Questo mago con la fisica aveva poi ragione, eh? E poi prosegue e si ferma un'altra locanda. Gli danno una bella minestra, vede galleggiare un dito. Lui rimane inorridito, ma non parla, non dice niente. Scarta il dito, non mangia più la minestra, va a dormire e il giorno dopo va a fare colazione prima di partire. L'oste gli dice: è la vita salva. Lui fa: perché la vita salva? Perché tutti quelli che servivo del cibo ricavato da altri esseri umani che io uccido me lo dicevano e dovevo uccidere anche loro. Invece tu non hai parlato, parla poco e giammai ti pentirai, e gli ha salvato la vita. Dice: tu guarda, però questo mago leggeva anche il futuro, eh. Arriva a casa, era ormai verso l'imbrunire, si avvicina alla finestra e vede sua moglie abbracciata un uomo. È preso da un moto di rabbia, dice: adesso entro dentro, prendo il coltello e faccio una strage. E poi pensa: la rabbia della sera sfoga al mattino, quella del mattino sfoga alla sera. Vado nel fienile e dormo, e così domani mattina mi chiarisco con mia moglie. Al mattino arriva, bussa, la moglie lo accoglie e poi fa: aspetta, ti chiamo tuo figlio. L'uomo che abbracciava era suo figlio, che durante gli anni era cresciuto. E questi sono stati gli insegnamenti 3 del mago francese.